Qui vogliamo vedere tutto il vostro supporto. Ragazzi, lasciate una marea di mi piace su questo video. Io non dico tanto, almeno 2000. E nel prossimo episodio vi portiamo la doppia sfida in campionato per rimetterci in paro con le partite reali del campionato. Ciao, ben ritrovati a tutti ragazzi. Ovviamente questo è un nuovo episodio della Serie A realistica su FIFA 22. Serie A realistica degli anni nostri, questi 21-22. Non è la Serie A realistica 2000-2001 che stiamo portando su PES. C'è una partita importantissima. Ci siamo presi la Roma ovviamente in questa Serie A realistica, ma di volta in volta uno la prende e prende l'avversario e viceversa. C'è Lazio-Roma. Esatto. E mi piace. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblichiamo. Più del 40% di voi, anzi su sto canale quasi il 45%, visualizza regolarmente i contenuti, i nostri video, ma non è iscritto. Così facendo tanti video, ragazzi, ve li perdete. Su sto canale pubblico un video al giorno, ma una volta aumenta alle 7 di mattina, una volta aumenta alle 11 di sera. Se vi iscrivete e attivate la campanella ogni volta che pubblico, in tempo reale sul cellulare vi arriva la notifica e non vi perdete più niente. Inoltre ci abbiamo anche altri due canali YouTube che trovate in descrizione o durante il video compariranno qui. Che stai? Sono la Lazio. Sì, tu sei la Lazio. Io ho la Roma, me la sono sistemato, perlomeno ci ho provato. Perché mai sistemato? C'è Immobile infortunato. Non te l'eri accorto? No, chi l'ha guardata la formazione tua? Cioè ragazzi, no, lasciate stare i giocatori che sono partiti. Ok regà, sta Serie A l'abbiamo cominciata prima. Eh sì, ovviamente. Cioè no, ma te pare a te che io devo giocare contro di te? Senza il giocatore più migliore. Importante ce l'ho. Senza il giocatore Felipe migliore. Anderson, Pedro Zaccagni, Luis Alberto. Beh dai, sta messa abbastanza decente. Però per dai, resto, Luis Alberto Milinkovic ce l'hai. Certo, ti manca Immobile. Manca Immobile, vabbè, andiamo dai. Andiamo. Tiè! Io questo comincio, farò del tutto. Lazium Roma FC. Ok, questo è il Diego Armando Maradona. È l'Olimpico. Però il massimo comune divisore è stato di il minimo comune denominatore è Stadion Olimpico. Stadion Olimpico. È estate? Questi stanno d'estate? Sì, ci stanno 2 gradi. Guarda quest'altro, guarda, è Fio de Pablo. Vabbè, ma là stanno indietro, Noi siamo andati avanti, siamo arrivati a febbraio. Ma la giornata, ancora, effettivamente. È Lazio Roma, quindi sto in casa io, cala, vai. Va. De giorno. E ovviamente c'è l'arbitro con la mia stessa identica divisa, ovviamente. Tanto dà fastidio a te, ma dà fastidio pure a me, Niente, proprio i giocatori miei vanno. Tammy Abraham. Che c'è spazio? Manda Lorenzo. Manda Lorenzo. Manda Lorenzo. Manda Lorenzo. No! Il palaccio. Il palaccio. La Roma poteva passare in vantaggio nel derby. Pensavo fosse uno mio, invece era l'arbitro. Ma no! No! Assurdo. Male gioca la Fiorentina. Guarda l'acqua. Ma è possibile che io te devo fare e te rimane addosso? E la riconquista pure. Io non c'ho più parole, guarda, ogni volta che giochiamo contro è una storia, oh. Ma come sei passato? Io non lo so, guarda. Ti faccio fare l'esorcismo dalla mamma di Lukaku. Anzi, la macumba dalla mamma di E si è aperto tutto a mezzo, si è aperto. Ma tanto non segno, perché te dice culo? No, non è che mi dice culo. Ho coperto strabene. Sì, certo. Sempre quell'atto. Timo in più li mortacci delle vostre zie bavose. Mi sono cambiate le impostazioni di passaggio. Ah, no, perché si può, no? Mamma mia, Abramma! Tommy Abramma! Quando premo X mi si ferma il giocatore. Ma vattene a fanculo. Passa in vantaggio la Roma. 1-0 del derby. Karsdorp sulla destra allunga la corsa, allunga la falcata, la palla è perfetta ma per guarda, la ma guarda, ma chi è? Io mi auguro che non sia Acerbi quello. No, è Luis Felipe. È ridicolo, ragazzi. Un difensore guarda ridicolo. Guarda che ha fatto. Guarda che ha fatto. Un difensore ridicolo. 1-0. Pazzesco. Cioè, se questo è il modo di difendere su FIFA. Benissimo. Tanto tu la pari. Ecco come funziona. La velocità di Smalling in mezzo si vede che non è velocità. Te pare? Va. Questa poi me la spieghi. Vediamolo. Ecco! Mkhitaryan! Non ce la faccio più, te lo giuro, guarda. Io non riesco più a giocare a FIFA. È un qualcosa di pazzesco.
Non riesco, vanno a caso, io non lo so che è successo. Non devo idea. Controllo le impostazioni di passaggio, perché secondo me si sono levate. Ragazzi, mi si sono levate le impostazioni di passaggio, perché non è possibile. Ti pare che va fuori? Ovvio. E vaffanculo! Sta a mezzo da solo, sta... Felipe Anderson. Pensavo era Pedro. Mamma mia. Tanto uguale. Che cambia. Ha fatto l'assist Pedro, scusami. Oh, stava in mezzo da solo con tutto che Smalling e niente. C'è andato in ritardo perché ha dato tutto il tempo e il modo di calciare. Niente. Guarda che pedata. 2-1. E 2-2. E 2-2. E 2-2. SMS. SMS. Che fatica, raga. Che coglioni, mi vorrei dire. Cioè, ha fatto una guaglia Rui Patricio, una cosa impressionante qua. Poi dice a Mirko, capito? Guarda quell'altro qua. 2-2. Guarda quell'altro qua. Attenzione per fare un passaggio semplicissimo, guarda, io non capisco. Io non comprendo, guarda. 2-2. 2-2, fine primo tempo. Ti fai cambi? No. Tu non mi la devi passare la palla, al massimo ti evita. Sì, lo dici tu. Fuori gioco, non fallo. Così, a cazzo, completamente a caso, fallo. Non ci posso credere. Momenti da butto dentro. Cioè, credi che mi sto stranito, è brutto? Cioè, ci credi che mi sto stranito, è brutto? Ma la ricca! Non si copia con la sotto la traversa. Non si copia, cioè, è veramente deficiente. Questo è un gol per uno. Ma è un gol per uno di che? Ma è deficiente il portiere. Secondo me l'ho preso pure peggio di questo. Dai, pure peggio. È proprio deficiente il portiere, oh. È proprio stupido. Buona Rick. È buona proprio Rick. Cretino, oh. La spara pesante sotto la traversa. Vabbè. Ti sei salvato. Mamma mia, guarda. Già si era buttato quell'altro. Quell'altro già si era buttato, guarda, è inconcepibile. No, ti servi sempre per pelo. Guarda che tiro che ha fatto quell'altro. Male, va. Mannatami. Portiere completamente fermo. Fabio, c'hai una fortuna. C'hai una fortuna smodata comunque. Finita. Dai, Rick. Solo. Vai. Dai, può essere buona di te. Niente. Abram non ce la fa più. Niente. Meno male. Senza Immobile, ragazzi. Senza Immobile giocare così è un'eresia. Meno male. È un'eresia. È andata bene. Ci ho provato, ho tirato pure di più. 14 tiri. 14-12. Io più di così non sono riuscito a fare. Lo so. Non ce l'ho proprio fatta. L'importante è che ai fini della classifica, ragazzi, la Roma conquista 3 punti. Molto. E guadagna molto sulla importanti. Lazio. E andiamo a vedere che è successo. Andiamo a vedere, va. Allora, partiamo dal fondo. Spezia 3, Salernitana 5, Bologna 6. Napoli 7-17. Napoli 7, ammazza, oh. Con la partita in meno. Con la partita in meno. Venezia 8, Torino 8, Empoli 9, Verona 9, Udinese 9, Lazio 9, 11 Atalanta, 11 Sampdoria, 11 Sassuolo, 13 Cagliari. 13 Cagliari, 13 Roma, 15 Fiorentina, 18 Inter, Genoa 20. Juve 20, Milan 25. Il Milan ha fatto 8 vittorie e un pareggio, 0 sconfitte. Il Milan proprio sta giocando da solo queste prime partite di Serie A. Ma il Genoa ha 20 punti. Io non ho parole. Che non ce l'ha neanche nel campionato reale di Serie A. E il Napoli. Napoli in zona retrocessione per un punto. Napoli in piena zona dopo 8 giornate. Mamma mia, sono invertite Napoli e Genoa come rendimento. Come siamo messi? Berardi 9, Ibra 8, Simeone 7, Cagliacon 6. Mamma mi piacerebbe. Mia, sì, infatti. Bra Spadori e via tutti gli altri. Ammazza, ragazzi. Vi piace, commentate, condividete la prossima Roma Cagliari. La Roma tocca a me. Iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, come sotto iscrizione, contenuti consigliati. Alla prossima, ragazzi, con noi. Lo so che stai. Non me ce trovo, però. Non so perché ultimamente a FIFA non riesco più ad avere il totale controllo della situazione. Ciao.